Da almeno 5 anni Cuba attraversa una situazione di crisi molto molto complessa, che tanti ritengono senza precedenti, anche se c'è chi la paragona a quella degli anni 90, ma in tanti aspetti è abbastanza diversa. Prendiamo in conto solo per esempio il fatto che il potere rivoluzionario aveva allora 30 anni, poco più di 30 anni. E adesso quello stesso potere è al governo da oltre i 60 anni, anche se le figure principali non sono più le stesse, cominciando sicuramente per quella di Fidel Castro che è venuto a mancare nel 2016, e adesso diciamo che la legittimità politica e la forza simbolica di quelli al potere non ha niente a che vedere con quella di prima. Poi parliamo della stessa popolazione che ha già subito quella crisi di anni fa, che subisce adesso questa crisi più invecchiata, senza le risorse per uscirne e senza che sia chiaro un piano del governo, una strategia, per rimettere tutto a posto. Parliamo che la vita quotidiana, dei cubani adesso è molto complessa, molto segnata di ogni tipo di carestia e di mancanze. Da almeno 5 anni la stragrande maggioranza della popolazione a Cuba fa fatica per trovare cibo, per trovare medicinali, per trasportarsi. Mancano il combustibile, manca l'elettricità, ci sono tagli di elettricità ogni giorno in tutto il paese, anche di più di 10 ore. In determinare in certe aree. Allora è una situazione molto molto complessa che non si sa come andrà a finire. Poi sotto il governo di Donald Trump l'embargo che subisce l'isola da più di 60 anni è ancora peggiorato perché Trump ha aggiunto oltre 240 sanzioni all'embargo economico e finanziario. E questo ci mette ancora più in difficoltà. Il turismo, che è una industria molto al cuore dell'economia cubana, non si è ripreso dopo la pandemia, nonostante ciò la maggior parte degli investimenti dallo Stato finiscono proprio nel settore turistico, avanti di quelli che vanno allo sport, alla cultura, alla sanità, all'educazione. Questa è una cosa che viene molto questionata sia dalla popolazione che dagli esperti, perché non c'è giustificazione. Infatti, non è chiara per niente la strategia del governo per uscire dalla crisi. Tutti avevano l'speranza che col settore privato sarebbe un cambiamento, e invece è un settore che rimane sempre ad essere chiamato emergente perché la riforma strutturale dell'economia non decola mai del tutto. Ogni volta che vengono fuori nuove misure, nuovi decreti dal governo, hanno uno spirito molto più restrittivo di quello di apertura e di trasformazione che si aspettava. Allora il settore privato rappresenta più del 20% del lavoro all'isola, le loro importazioni raggiungono 900 milioni di dollari, allora sono un settore con potenziale, con forza, e la strategia giusta sarebbe quella di stimolare alleanze fra settore pubblico e quello privato. Ma invece, come dicevo, l'atteggiamento rimane quello di cercare il controllo. Piuttosto che l'apertura. Il prezzo lo sta pagando la popolazione cubana che non vede uscita, che infatti scappa via come può. Adesso, se guardiamo i prezzi del mercato immobiliare all'isola, i prezzi sono ridicoli. La gente sta vendendo le loro case a qualsiasi prezzo pur di avere qualche soldo e andarsene via e scappare alla crisi. La popolazione cubana negli ultimi anni è calata sotto i 10 milioni di abitanti, quando si pensava di raggiungere 12 milioni, e invece adesso le prospettive sono
addirittura che fra 25 anni la popolazione sarà pari a quella degli anni 50. Questo è solo un dato per avere idea di qual è la gravità della situazione e del crollo sociale, sicuramente anche economico, che subisce l'isola in questo momento.